Ma buongiorno amici e benvenuti su questo nuovo video. Nello scorso episodio vi avevo promesso che al raggiungimento dei 500 like avremmo proseguito questa serie che ho deciso di intitolare Technical Lab. Siete stati molto bravi lasciando un casino di like, ma soprattutto un sacco di commenti e quindi, visto l'enorme interesse che ha suscitato, ho deciso di proporvi un secondo episodio. Se non avete ancora visto il primo video invece, ve lo leggo qui nelle schede e vi lascio anche il link nella descrizione qui sotto, in quanto in esso sono spiegati dei concetti fondamentali che vi faciliteranno ovviamente la comprensione di tutto quello che verrà detto in questo secondo episodio. In questa seconda puntata parleremo di una delle regolazioni più importanti che si può fare all'avantreno di un go-kart. Se infatti questa geometria, che spesso nel mondo dell'auto è poco regolabile, anche perché è fissata dal design della vettura, sul go-kart, visto che non ci sono sospensioni e nel differenziale, ha un ruolo fondamentale, specialmente per quanto riguarda il suo effetto su quello che si chiama fenomeno di jacking, che abbiamo visto nella scorsa puntata. Sto parlando dell'angolo di Caster. Alexa, sigla! Ok. Partiamo subito con lo spiegare che cosa sia a livello teorico l'angolo di Caster. Prendiamo ad esempio una ruota anteriore. L'angolo di Caster è definito come l'angolo compreso tra l'asse verticale che congiunge il punto di contatto tra gomma asfalto con il centro della ruota e l'asse di sterzo. In un'auto l'asse di sterzo può essere visto come la colonna dello sterzo e quindi più o meno è definito dal design della vettura. Mentre nel go-kart questo asse di sterzo è invece la vite del fusello. Questo angolo può essere positivo, quando l'asse di sterzo finisce per incrociare l'asfalto davanti al punto di contatto gomma-asfalto, neutro, quando questi due punti invece coincidono, e negativo, quando questo lo incrocia più indietro. Andremo più tardi ad analizzare quali sono gli effetti di avere caster o positivo o neutro o negativo, perché per adesso voglio spiegarvi come l'angolo di caster influisca sul sollevamento della gomma posteriore interna. Le C del telaio, che danno di partenza un'inclinazione della vite del fusello rispetto al terreno, sono studiate, disegnate e saldate per offrire di già un angolo di caster ottimale al vostro mezzo e offrono tutte di partenza un angolo di caster positivo. Ulteriori regolazioni di caster possono essere effettuate modificando l'inclinazione della vite del fusello, tramite, a seconda del tipo di go-kart che avete, o gli sniper o gli eccentrici. Il primo effetto che provoca il caster è l'aumento del movimento verticale relativo delle ruote anteriori quando si va a sterzare. Che cosa vuol dire? Quando si girerà al volante, la ruota interna anteriore tenderà a scendere, mentre la ruota esterna tenderà a salire. Vi faccio vedere. Questo è il mio super modello di ruota di go-kart. Il rotolo rappresenta la ruota, il pezzo di cartone rappresenta il fusello e questa brugola qua rappresenta la vite del fusello. Ci siamo? Ora settiamo questa vite del fusello a caster neutro, quindi perpendicolare con il terreno. Quando noi giriamo la ruota, vediamo che essa compie esclusivamente un moto rotatorio e non ha nessun tipo di movimento verticale per tutto l'arco di sterzata. Se noi però adesso incliniamo il fusello e diamo del caster positivo, andiamo a vedere che cosa succede quando andiamo a sterzare il volante. Osservate cosa succede alla ruota quando viene sterzata. Si alza e si abbassa. Su un car che ha due ruote anteriori, succede che la ruota interna si abbassa e la ruota esterna si alza. Potete provare questa cosa voi stessi, andate in box, sedetevi sul kart da fermi e provate a girare il volante. Vedrete che una delle due si alza e si abbassa e anche voi vi alzerete e vi abbasserete. Fatelo e sappiatemi dire.
Questo movimento verticale delle ruote anteriori quando vengono sterzate è il motivo principale del sollevamento della ruota posteriore interna durante una curva. Quindi immaginiamoci un kart come una X. Ogni angolo ovviamente corrisponde ad una ruota, mentre ogni stanghetta della X la possiamo immaginare come un'altalena basculante, come quella dei parchi giochi per i bambini. Quindi se un lato sale, l'altro lato deve per forza scendere e viceversa. Con questa immagine in mente facciamo una curva immaginaria sulla destra. Avendo caster, quindi, la ruota anteriore interna scende e quella esterna sale. Per via dell'effetto altalena che abbiamo detto, avremo la posteriore destra quindi che sale, mentre quella sinistra scende. E ci troveremo in una situazione di questo genere. Allora voi mi direte, ma scusa, non avevamo detto che dovevamo alzare la posteriore interna e caricare quella esterna? Verissimo. Però ricordatevi che quando affrontiamo una curva avverrà del trasferimento di carico, del rollio. E proprio grazie ad esso riusciremo a passare da questa situazione a questa situazione. In questo caso potete vedere come la ruota posteriore interna adesso si è alzata e quella esterna si è caricata. Vi aspetterete quindi che la ruota anteriore interna a questo punto, visto l'effetto dell'altalena basculante, si alzi. Si dovrebbe alzare, è vero, però vi ricordo che l'anteriore del kart è molto meno rigido che l'anteriore, quindi deformandosi abbiamo questa situazione. Il kart sarà in appoggio su tre ruote, le due anteriori, quella posteriore esterna e quella interna sarà alzata. Ecco quindi perché più aumenteremo il caster e più la nostra gomma posteriore interna tenderà ad alzarsi durante una curva. Parliamo ora brevemente dell'effetto che l'angolo di caster ha più in generale, sia sulle auto che sui go-kart, ovvero della stabilità del vostro mezzo in rettilineo e dello sforzo che dovrete applicare sul volante. Vi dico già che le due cose sono collegate tra di loro. Molto probabilmente in pista avrete notato che aumentando il caster, quindi caricando il telaio, aumenta lo sforzo che bisogna compiere per andare a girare il volante. Ma perché? Prendiamo una gomma. Il punto A è il punto di contatto tra la gomma e l'asfalto, mentre invece il punto B è il punto di contatto immaginario che l'asse di sterzo avrebbe con il suolo. Se uniamo il punto A e il punto B otteniamo una linea, una distanza, che si chiama in ingegneria trail. Vediamo tutto ciò ora dall'alto. Bene, supponiamo di fare una curva a sinistra. Sul punto A, il nostro punto di contatto con l'asfalto, si creerà una forza, il grip, che ci consentirà di rimanere in pista. Questa forza genera una coppia, un momento torcente, una rotazione, per dire, rispetto all'asse di sterzo, in questo caso il nostro punto B. Ricordatevi sempre che la grandezza di una coppia rispetto a un punto dipende da due cose. Uno, ovviamente, dalla grandezza della forza e due, dalla distanza che questa forza ha rispetto a questo punto. Più è grande la distanza e maggiore sarà la coppia. Quindi possiamo capire che maggiore sarà l'angolo di caster positivo, maggiore sarà questa distanza e maggiore sarà la coppia creata dal grip. E maggiore sarà questa coppia, che è contraria alla coppia che noi andiamo ad effettuare sullo sterzo per curvare, e maggiore resistenza noi sentiremo. Faremo uno sforzo maggiore per curvare. Sempre per questo motivo, maggior caster positivo si tradurrà in una volontà maggiore dello sterzo di riallinearsi. Se noi per ipotesi infatti lasciassimo lo sterzo in curva, questa coppia, che sarà più grande, causerà il riallineamento repentino dello sterzo. Quindi possiamo anche tranquillamente dire che maggiore caster, maggiore la stabilità sul rettilineo. Abbiamo detto prima che il caster può anche essere o neutro o negativo. Tuttavia queste due non sono soluzioni che troviamo di solito sulle auto moderne e sui mezzi moderni, che tutti preferiscono ovviamente un caster positivo, sia per stabilità che per sicurezza. Un caster neutro ci permette di avere uno sterzo molto leggero con quasi un'assenza totale di feedback. La coppia creata dal grip sarà praticamente zero, infatti la distanza tra A e B sarà molto piccola se non zero. Un caster negativo invece è una soluzione molto molto instabile che non si usa nel mondo automotive. Però la potete trovare ad esempio sui carrelli della spesa. Avrete notato quando andate al supermercato che magari quando fate una curva le ruote del carrello iniziano a girare forsennatamente attorno al loro asse. Oppure seguono i movimenti del carrello. Tutte queste sono conseguenze del caster negativo.
che però ha come vantaggio di essere molto leggero e nell'esempio del carrello della spesa non vi farà sentire assolutamente il peso in curva di tutte le cose che avete caricato nel carrello o sentirete meno resistenza quando curvate tra le file del supermercato. Bene amici, anche questo secondo episodio di Technical Lab giunge al termine. Riassumendo, abbiamo visto come un caster positivo faciliti il sollevamento della ruota posteriore interna, il perché maggior caster risulti in un maggiore sforzo da parte del pilota sul volante, ma anche in una maggiore stabilità sul rettilineo del mezzo. Come sempre, spero che questo video vi sia piaciuto e che vi possa essere stato utile a capire un po' della fisica che c'è dietro le nostre bestioline a quattro ruote. Siccome siete stati molto bravi l'altra volta, adesso io alzo un pochino l'asticella. Faremo il prossimo Technical Lab se questo video raggiunge i 1000 like. 1000 ragazzi, forza, cliccate subito like. Vi ricordo inoltre di seguirmi sulla mia pagina Instagram e su Twitch, Gaba380 su Twitch, dove in questi giorni cercherò di essere super presente e faremo un sacco di live, sia sui racing che su F1 2019. Ma anche, perché no, fate un salto sulla mia pagina Patreon. Ma soprattutto, iscrivetevi al canale. Ragazzi, siamo quasi 5.000. Come promesso, a 5.000 iscritti faremo il secondo giveaway. Vi annuncerò ovviamente su Instagram che cosa si vince e il come. L'ultima volta eravate agguerritissimi, questa volta sarete molti di più, sarà molto più dura, ma verranno premiati quelli di voi che saranno stati molto, molto attenti. Per il momento vi ringrazio per aver guardato questo video e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao! Alexa, spegni il video. Ok.